Il prefetto di Taranto, dottor Demetrio Martino, si è superato in peggio. Infatti, con un ultimissimo decreto, ha consentito a Ilva ArcelorMittal non solo di produrre, ma anche di commercializzare i prodotti, cosa che in un precedente decreto era stato vietato. Era stata vietata la commercializzazione dei prodotti, pur consentendo la produzione con 5.500 unità, ossia 3.500 dipendenti diretti e 2.000 dell'indotto. È un atto, a mio avviso, di assoluta irresponsabilità, è un atto scellerato perché mette a rischio la salute dei tarantini, perché non è possibile la produzione all'interno dell'Ilva, di Ilva ArcelorMittal, in questo momento terribile, atroce di coronavirus, con dei casi che già ci sono stati in ArcelorMittal. E cosa fa il prefetto? Dice: non solo si può produrre, ma si può anche commercializzare. È una decisione assurda, incredibile. Ci fa capire come, prima di tutto, nella logica del prefetto, nella logica di questo Stato assassino, perché così va definito, c'è, dicevo innanzitutto, c'è la logica della produzione che soverchia, che schiaccia, che calpesta, che sputa in faccia, scusate la veemenza dei termini, il diritto alla salute. Perché immaginate se all'interno di Ilva ArcelorMittal si dovessero creare dei focolai, cosa succederebbe all'interno dello stabilimento, in tutta la città, in tutta la Puglia? Perché ci sono molti dipendenti che non sono di Taranto ma vengono anche da fuori. Però per il prefetto è sacra la produzione. Evidentemente il signor prefetto ha detto signor sì alla Morselli, la quale aveva detto: beh, se ci vieta, se continuerete oltre il 3 aprile, se lei prefetto ci vieterà la commercializzazione dei prodotti, noi ci vedremo costretti a tenere gli impianti al minimo. E quindi poi la cassa integrazione per tutti e quant'altro. E il prefetto ha dovuto dire signor sì ad ArcelorMittal, ha dovuto dire signor sì evidentemente al suo ministro degli interni, ha dovuto dire signor sì allo Stato, ha dovuto dire signor sì al governo, ha dovuto dire signor sì a Conte, che passa per un santo, quando invece ha condannato a morte Taranto. Quello che diceva, la salute degli italiani e dei tarantini viene prima di tutti, alla faccia. Questa è la realtà. E voglio leggervi testualmente quello che ha detto il prefetto. Il prefetto ha detto in buona sostanza che le difficoltà economiche sarebbero tali e tante per ArcelorMittal che la produzione con commercializzazione è un atto dovuto che io devo concedere. Ve lo leggo. Occorre, scrive il prefetto, occorre poi tenere conto di quanto dichiarato dall'azienda relativamente alla difficoltà di carattere economico a motivo della produzione ridotta al minimo, 3 milioni di tonnellate annue a fronte di 8 milioni di tonnellate annue a regime, la cui mancata commercializzazione, ove dovesse prorogarsi il divieto fino al 13 aprile, porterebbe l'impossibilità di pagare i fornitori e le imprese dell'indotto e progressivamente alla crisi dell'impianto, mettendone a rischio la salvaguardia e la sicurezza. Questo dice il dottor Martino, dice: dobbiamo produrre, voi dovete produrre, perché se no è un danno, se no Ilva ArcelorMittal riceve un danno, quindi che me ne frega a me, in buona sostanza, poi alla fine questo è il messaggio che arriva al tarantino, che me ne frega della salute del cittadino, viene prima di tutto la logica della produzione. Questo è l'assurdità. Allora mi domando, ma scusatemi, i parlamentari tarantini, quelli soprattutto dei 5 Stelle, dove stanno? Perché non intervengono? Quelli che gridavano e urlavano chiusura dell'Ilva. Noi abbiamo un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che è il senatore Mario Turco. È un numero due, il numero due, uno dei numeri due di Conte. Non interviene. Dove state, signori? Perché non alzate la voce? Perché non andate di corsa a Roma? Perché non andate direttamente dal prefetto? Dico ai 5 Stelle come dico gli altri rappresentanti istituzionali di Taranto. Ho sentito la reazione del sindaco, il quale dice:
del sindaco Melucci, è assurdo, no? È contraddittorio dire ai ragazzi non fate Pasquetta e poi l'Ilva può produrre. Certo, sindaco, però dico anche un'altra cosa. I 30 giorni che lei aveva posto sono scaduti, i 30 giorni per l'ultimatum, no? A Ilva ArcelorMittal, che se non avesse preso i provvedimenti dovuti in termini di ambientalizzazione e di sicurezza ci sarebbe stata l'ordinanza di chiusura. I 30 giorni sono scaduti. Sindaco, firmi l'ordinanza, la firmi ora, tanto più che c'è questa situazione del coronavirus e la contemporanea e contestuale produzione di ArcelorMittal. Si creerà un conflitto istituzionale tra amministrazione comunale, tra sindaco e prefetto, chi se ne frega. Prima di tutto viene la salute dei tarantini. Questo è l'assurdo, il prefetto che in buona sostanza sacrifica la nostra salute, la nostra vita in nome della produzione, questa è la realtà, questa è la realtà. Taranto è stata distrutta, dimenticata, abbandonata e auguriamoci che non scoppi davvero il bubbone, non scoppino davvero focolai all'interno di ArcelorMittal. Lei, signor prefetto, secondo me sta giocando col fuoco. Auguriamoci che non succeda niente, ma se qualcosa dovesse succedere, il primo responsabile sarà lei.